Benvenuti a tutti per questa diretta durante la quale oggi giocherà male a Lines, puzzle game zen, così lo definiscono gli autori, in cui si fa gara a chi ce l'ha più lunga, la linea. Il gioco è disponibile dall'8 giugno su Steam a 5 euro. Come sempre, quando giochiamo male perché è la prima volta che vediamo il gioco. Qui cerchiamo un attimo di capire come funzionano qua le cose. Magari facciamo così. Sì, intanto la prima cosa positiva che noto è che il gioco è tradotto in italiano. La qualità la vedremo, ma intanto è chiaramente c'è la lingua italiana, cosa non scontata di questi tempi. E vediamo. Allora, ci sono varie modalità, l'editor livelli, questo è il cesso. Ah no, sono i risultati. Twitch mode, che è una modalità in cui i giocatori possono interagire con chi fa lo streaming, e lo fanno indicando i quadranti dove vogliono che lo streamer metta su uno dei puntini che generano le linee. Insomma, poi lo vedremo nel gioco. Io ho visto solo qualche filmato, non ho mai giocato, quindi ho solo letto manuali e quant'altro, ma questo è quanto. Adesso cerchiamo di capire come si può fare. Ci sono impostazioni e poi i crediti. Intanto torniamo alla modalità gioco, che è quella che ci interessa, e vediamo. Intanto cerchiamo qua di capire. Ok, allora partiamo. Gioco, appunto. Ah sì, ci sono 6 modalità. 7 addirittura. Ma c'è una personalizza che penso non sia valido. Beh, ma insomma, partiamo dalle basi. Qua, tutorial. Beh. Crea la linea più lunga. Tocca qui per iniziare e noi tocchiamo. Ecco, dal punto, come dicevo, si generano le linee in entrambe le direzioni, per cui mettendola in una posizione strategica si riesce a fare una linea bella lunga. Poi recinto, posiziona un punto, io immagino sia sempre il blu. Se faccio così, vediamo cosa... Ah no, sono il verde. Ah, ecco, niente, qua non avrei vinto perché lì il blu mi ha bloccato proprio prima che riuscissi ad arrivare nella parte superiore. Ah, i livelli tra l'altro sono generati casualmente ogni volta, non il livello in sé ma la posizione degli avversari, quindi vediamo cosa succede mettendolo magari qui. Dovrei riuscire a bloccare sia sopra che sotto. Sì, perfetto. E quindi vado a vincere il livello. Tutto molto tranquillo, tutto... queste musichette di sottofondo. Anche qua parlano di tutorial, ma alla fine devo fare tutto io lo stesso, quindi devo capire un punto in cui potrebbe essere buono posizionarsi. Beh, direi qua al centro. Vediamo cosa succede. Niente, rimango fregato bellamente. Ultimo, perfetto. Ora proviamo a metterci qua, che mi espando in 4 punti. E forse niente, la rossa vince ancora. Ma allora, mettiamoci... non so. Allora vediamo cosa succede se mi metto qua. Dovrei farcela, no, perché il blu mi frega, cacchio. Allora qua, allora ti è blu,
infatti è tutto mio dall'altra parte. Dai, 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 no. Vediamo adesso chi ride. Forza! Porca gli altri. Ok. Qua, dai, tiè. Se non si vince adesso, non si vince più. Dai, dai, no! 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 Qua, se il blu mi ha insegnato qualcosa, è che quello è un punto vincente. E infatti. Ok, questo. Piega. Due punti, uno qua e uno qua. Sembrerebbe buono. Dai. Sì, perfetto. E si vince. Nastro. Due punti. Uno qua e uno qua, direi. Forza, forza, zen, 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 zen. Sì, e si vince. Uffa. Tanta calma, tanta pace, ma in realtà. Allora, questi si vanno a bloccare, per cui io se glielo piazzo qua, gli frego tutto sto territorio. E qui cosa mi conviene fare? Provo a metterlo qua. Mamma mia, qua forse sì, dai. Vediamo come va. Forza, forza, chiudi, chiudi tutto, sì. Per poco, ma si vince. Punti, allora se andiamo qua, quel blocco dobbiamo probabilmente lo prendiamo tutto e poi qua per tagliare fuori il blu, vediamo come funziona così. Qua si dovrebbero fare la guerra a vicenda. Per cui se lo piazzo qua dovrebbe beccarmi tutta sta parte, probabilmente un pezzettino anche qua. Quindi posso metterlo qui, sì. Vediamo. Ai ai ai. Sì, fatta. Ok, più o meno sto iniziando a capire come funziona. Diagonale. Allora qua. Come si diceva, si fanno la guerra da soli. Io devo andargli a bloccare l'espansione verso l'alto di qua. E lo stesso dicasi di qua. Per cui questi due punti mi sembrano buoni. Vediamo. Sì, perfetto. 5 punti. Allora, uno sicuramente. Non puoi collocare vicino ad altri punti, però quello qua sicuramente sì. Qua e qua. Magari anche qui. E poi, beh, qua li ho bloccati completamente, per cui questo ultimo punto è anche superfluo, probabilmente. Sydney, prossimo livello. Due punti e io gli vado sempre a bloccare tutte le sue opzioni, per cui se lo metto qua così e poi anche di qua dovrebbe essere un'altra facile vittoria e infatti lo è. Sbloccata la modalità gomma. Ah, ok, solo il primo era.
Ok, solo il primo era tutorial, pensavo fosse proprio una serie di livelli tutorial, invece solo il primo. Ok, va bene, questa l'abbiamo vista, più o meno abbiamo capito come funziona. Vedere quanti. Eh beh, ci sono diversi livelli effettivamente, non saprei dire esattamente quanti. Hai bisogno di bronzo? Sì. Allora. Diciamo che manca un bronzo, ma insomma, non so chi abbia fatto la traduzione. Comunque, il gioco è abbastanza semplice, non ha bisogno di grandi descrizioni testuali. Proviamo la gomma, che si usa per cancellare le righe. No, i punti avversari. Ok, in questo caso abbiamo il controllo solo sui punti avversari, probabilmente. E vediamo, tutorial fatto, vediamo muro, questo è il colore dello sfondo indica, cioè della cornice indica il colore dei nostri punti, e vediamo, rimuovi un punto. Questo, vediamo. Sì, perfetto, di poco, ma ce l'abbiamo fatta. Celebrazione, perché sono grani di riso. Ecco, rimuovi due punti. Il mio colore è il verde, per cui devo rimuovere questo che mi fa bloccare. No, in realtà no, torniamo indietro perché quello potrei anche. Ah, qua si è scombinato tutto di nuovo. Allora, se io però rimuovo questi due, vado a conquistare, spero, tutto il settore di sinistra, infatti sì. Ok. Un saluto agli spettatori. Sempre bene farlo. Signora, non sono sicuro che questa sia la traduzione corretta, ma vediamo un po'. Beh, io già questo livello dovrei averlo più o meno vinto perché dovrei conquistare tutta la parte sinistra, per cui toglierò solo questi qua. Ok, perfetto. Sì, infatti. Calcio. Rimuovi due punti. Sono i verdi e ho già questo settore qua. Posso togliere questo e questo. E dovrebbe essere sufficiente, voglio sperare. Non era sufficiente, perfetto. Può anche essere che questi livelli, essendo generati casualmente, non so se abbiano un algoritmo che impedisca di creare livelli in cui non si può vincere. Perché, per esempio, qua posso togliere due punti, ma qua sono vicini e quindi togliendone uno o l'altro non cambia molto. Questo, non so, per andare a conquistare sopra posso eliminare questi due qui. Però vediamo, il giallo viene bloccato, il blu no, rimango secondo ovviamente. E anche qui, sempre verdi noi, stavolta siamo un po' messi meglio perché togliendo due punti andiamo a conquistare tutta la parte superiore e quindi vinciamo, però ripeto, dipende molto da come il gioco piazza i punti all'inizio. Vediamo qui, altri due punti da togliere sono i viola. Anche questo livello secondo me non si può vincere. Beh, proviamo togliendo questo e questo per cercare di conquistare il destro e la parte superiore. Ah no, che ci si poteva vincere, vabbè. O sono bravissimo io oppure. Ok, nave. Rimuovi due punti. Noi siamo il acquamarina turchese, quello che è. E qua non è molto bella la situazione. Perché il viola sembra in netto vantaggio. Io vado a togliere sto rosso e sto viola qua sotto, così da meno pareggiare i punti. Vediamo se la posizione è buona, ma il rosso va a vincere. Ai ai.
Adesso sempre acquamarina, sempre brutta posizione, però se andiamo a togliere questo e magari... No, quello mi serve per contrastare il viola. Proviamo così. Dovrei riuscire a conquistare tutta la parte bassa. E infatti sì, una lotta all'ultimo centimetro e perdo contro i viola. Ai ai ai. Sempre così. Ma è inutile toglierle. Questo sì, questo è già bloccato, quindi così. E stavolta... Ah no, c'è tutto il rosso che si conquista sotto. Ma come si fa? Ok, prendiamo questo. Cerchiamo di conquistare tutta la parte sinistra. Sì, non tutta però, infatti. Sempre un livello fra i primi 10 che mi blocca, poi mi sblocco io. Questo lo togliamo. E togliamo questo rosso, non so. Ok, stavolta ho vinto, ma sempre così, la sensazione che si debba essere fortunati per riuscire a sbloccare il livello in maniera tale che i punti siano messi in maniera favorevole. Qua ci sono i rosa lì, e qua come si fa? Due punti. Qua il blu, io questo qua è bloccato. Se non tolgo questo, quel verde è bloccato. Lo stesso dicasi qua, perché il viola e il blu mi bloccherebbero, quindi l'unica è togliere questi, ma il rosa vince. Stravince. Ma non c'erano altre vie. Ecco, stavolta, sempre col verde, abbiamo un buon controllo sulla parte destra, quindi boff, toglierei questi e questi, ma c'è sempre il dubbio che... Il controllo sulla destra era totale, quindi sì, la vittoria era abbastanza scontata. Ah, qui sempre sulla sinistra, quindi andiamo a togliere questi, ma questi altri sono posizionati meglio, quindi i blu dovrebbero vincere, e infatti vincono. Qui un po' meglio, perché la parte superiore dovrebbe essere quasi tutta nostra. Questo viene già bloccato dal mio verde, che però si ritroverebbe qua. Vediamo un po', io penso che il rosso si blocchi col blu, quindi tolgo questo blu e vediamo come va. Niente, il rosso era troppo potente sulla destra, quindi mia strategia non ha funzionato. Ok, qua ho il vantaggio che se tolgo questi due ho tutta la parte superiore mia. Quindi a parte, vabbè, qua un po' a destra, e quindi se faccio così dovrei vincere. Ecco, fatti, infatti, sì, perfetto. Anche questo si vince. Briquid! Qua siamo il rosso, che è un punto solo contro due a testa degli avversari. Allora toglierei questo che è da solo, e questo che è più vicino mi bloccherebbe il rosso, e vediamo se lasciando così... Ai ai ai, blu, uffa, di poco ma si vince. Mi scuso se non c'è una grande partecipazione emotiva da parte mia. Ma d'altronde diciamo che il gioco ha questi ritmi, questa musichetta zen, come dicevo prima, non è zen la musichetta, ma insomma si è capito. Ecco, qua abbiamo il dominio sul nord se togliamo questi due, ma il viola è messo sicuramente meglio di noi. Quindi proverò a prendere l'ovest così. Però non dovrebbe bastare, invece forse sì, perfetto. Lasciando che verdolino e viola o rosa, quel che è, si scannassero a est e a sud, io
Io ho vinto a nord-est, perfetto. Ok, c'è questa modalità Lega, vediamo. Nuova modalità, quindi passiamo direttamente qui. Trascina di qua a qua, perfetto. Ecco qua, in questa modalità aggiungiamo righe in modo tale che si vada a vincere. Ok, qui siamo i blu, quindi secondo me se lo tiro qua, lo tiro abbastanza vicino a me. Vediamo un po' come va. Perfetto, perfetto, così va bene. Non facilissimo. Parallelo, lega due corde. Io sono i blu scuro, quindi io posso fare anche una roba così. No, aspetta che non vorrei che si creasse. Vediamo qua, vediamo come funziona. Qua non è chiara lì. Ops, ho sbagliato. Niente, per poco, ma non ho vinto. Riproviamo. Stavolta è peggio di prima. Cacchio. Qua come si fa? Qua non si fa, semplicemente. Tanto vale ricominciare. Tiro. Allora, questa linea la tiro così. Questa linea la tiro così. Così. E questa la tiro da qua a qua. Perfetto, così. In teoria si va a vincere. Infatti, vabbè, dai, vinto, vinto. Quick, quick, quick. Quick, 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 quick. Triangolazione. Ovviamente io sono la singoletta qua. Vediamo se facendo così riesco ad arrivare giù prima, anzi qua. Prima che ci arrivi l'altro, bisognerebbe star qui a calcolare la distanza fra il punto di origine e il punto dove faccio finire la linea, ma facciamo così con l'occhiometro. Hai ragione. Ma sai, quick, quick, un po', sai, anche nello zen ci deve essere. Ah, due corde posso legare. Quindi potrei fare così, inutile. Sì, inutile, no, vabbè, così dai. Forza, ippa, non abbastanza. Allora, qua, beh, abbastanza scontato, farla arrivare fin qua. Vabbè, basta così. Cosa c'è altro da mettere giù? Ok, e vai. Qui, forcina. Facciamo così, a due corde, beh allora così. Tanto mi arrivano messaggi, vediamo cosa dicono i nostri cari. Ascoltatori, niente, niente di importante. E ecco qua non è tradotto, specie di inscatolato, vediamo. Ci sono i rossi messi malissimo, ma tanto se faccio così e poi così dovrei conquistare tutta la scatola esterna e andare anche un po' a rompere le balle nella griglia interna e si vince.
uguale. Ok, noi siamo i blu, messi nella posizione peggiore che possa esserci. E quindi lega tre corde, quindi facciamo così. E poi così e così, ne so. Dai, forza, 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 dai, ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai, non ce la fai. Già meglio. Quindi qua ci buttiamo così e poi così e poi così. Perfetto. Vediamo se ce la facciamo, ma il rosso c'ha un po' troppo gioco. Per fortuna l'oro va a sbloccarlo. Ok, questi tubi pipes. Sì, la traduzione italiana è un po' carente. Noi siamo i dorati, quindi andiamo subito a rompergli le balle qua. E poi sì, direi così. E poi qua andiamo qui. Dovrebbe bastare per un pelo dall'altra parte. Rossi, che con due corde andiamo subito qui o di qua. Beh, più o meno lo stesso, direi. E lui qua così. Pista. Ma detto sempre con calma, non è un grido tipo pista! Pista, molto tranquillo, molto meditativo. E noi siamo gli azzurri, contatto con le entità celesti, ora cerchiamo dove inserire le due corde a nostra disposizione. Io direi una qui, sì, qui, perfetto. E l'altra può essere, vediamo, non saprei, potrebbe essere qui, giusto per così provare. Vediamo. No, no, che dolore, che dolore pazzesco. Un errore madornale. Troppo rilassato. Quindi andiamo così. Così. Vediamo se basta. E qui tac, a bloccarlo subito. Azzurrino, azzurrino, azzurro. Allora, quello lo andiamo a bloccare qui. O no, o sì o no. Vediamo. Lega un'altra corda, qui. Poi blu, azzurro, 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 azzurro. Ok. Gamius, questo è il nome della software house che ha creato questo gioco. E questa stella dentro il cerchio è il logo della software house. Certe volte le corde ti danno due corde, ma in realtà, a seconda della posizione dei punti, la seconda è più o meno superflua, perché alla fine vado a coprire già certe cose, certi punti, quindi certe aree l'altra corda non andrebbe a migliorare la situazione. Adesso proviamo a far così, che dovrebbe essere la mossa, spero, vincente. E lo è. Ok, modalità coltello, la proviamo subito. Cut it up, questo achievement che abbiamo appena conquistato. Taglia, trascina da qui fino a qui, ma io la trascinerei proprio così per essere belli cattivi. Ma no, ma perché? Gliene date troppo di corda. Scusate. Bene.
si vince. Caramella. Caramella taglia una linea, quale però? Penso questa perché io sono più vicino a questo incrocio, per cui se io gliela taglio qui, così crudelmente, dovrei riuscire e si vince. Stravince. Caramella al mandarino o qualcosa del genere. Space Brick. Questo mattone in prospettiva. Allora, noi siamo in rosso. Qua si bloccano vicenda. Qual è il più pericoloso? Il viola. Quindi taglierei qua. Ecco qua. Rouge. Il gagne. Vediamo, sono i turchi, vabbè, gli azzurri contro i rossi, rosso arancione. Taglia due linee, beh, tagliamo qui e tagliamo pure qua. No, 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 non qui, ok. No, qui. Sì. Mi piace questa modalità distruttiva. Sapone. Taglia due linee. Io sono l'azzurro. Qua glielo blocco. Glielo blocco qua. Così, sì. E anche qua. Che brivido nella cattiveria. Così non dovrebbe. No, tagliamogliela qua. Sì, così tutto il sud è mio. Il verdolino, due orribili
possibile vicino a te. Senza zen è tutta qui, in un trionfo silenzioso. Si vince un po' in rimonta, ma la vittoria è sempre nostra. Dovrei aver sbloccato il prossimo, la prossima modalità. Ecco qua, la modalità mista. Ottimo, ottimo. Topolino, ma Topolino lo lasciamo a voi da risolvere. Ed ecco, torniamo alla diretta normale. Dopo questo spazio dedicato al relax più puro e più sincero anche,
Ecco qua, qua c'è una modalità mista per cui penso ci siano vari comandi da usare. Ecco, in primo luogo aggiungiamo... Ah, ecco qua, qua sotto c'è l'elenco dei comandi a disposizione. Quindi possiamo aggiungere un punto e fare un taglio. Ecco qua. Serie più lunga qualcosa. Ok, qua non... Ah, devo aggiungere un mio punto, tagliare e unire. Al mio punto lo attacco qua. No, qua, qua, qui, qua, qui, qua, qua. Taglio, lo piazzo qua. No, no, cos'è? No! Vediamo. Questo potrei provare a piazzarlo qua. Se funziona, e il taglio glielo facciamo qua, zac. Vai che ce la fai, ce la fai, devi farcela, ce l'ha fatta, mamma mia, per un pelo. Uffa. Cubetti. Allora, sono l'oretto. L'orettino. Posso cancellare. Posso cancellare un punto? Sì, allora, prima devo mettere giù un punto. Ora potrei metterlo qua. Sì, no, qua. Qua. Cancello questo. E taglio. Taglio. Taglio qua. Vediamo. Quattro mulino. E allora posso aggiungere un punto, un rosetto e un taglio. Allora il taglio, il rosa, piazzo qua. E il taglio lo metto qua. Esplosione di rosa. Fa un po' impressione sta cosa qua. Ma tagliamo un dito, no, cioè togliamo il punto e tagliamo queste due dita qua, zac, zac. E andiamo a vincere. Sì, sembravano proprio spiedini o würstel un po' schiacciati. Pixel, allora noi siamo l'arancione e vanno tolti un po' di verdi, allora cerchiamo di tenere tutto il sud-ovest, quindi lo piazzo qua a bloccarlo subito e tolgo questo, dovrebbe andare bene, vediamo. Sì, perfetto. Hanno più messo la musica, vediamo. Ecco la musica che torna. Tortino. Vediamo di giocare. Allora, due legacci, un taglio. Il legaccio lo piazziamo qua. Sì. Qua, boh, se faccio così... No, 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 no. Proviamo a fare così. E tagliamo qua. Zac. No, non così vicino, ma qua dovrebbe andare bene. Sì. Vittoria, Vespa, Bruno. Facciamo che mettiamo questo qua. Sì. E poi, siccome comunque questo va a vincere, dovrebbe riuscire a conquistare tutto questo, posso anche tagliare qui e qua. Ok.
Vabbè. Allora. Un legaccio e dei tagli, facciamo così, tagliamo qua, ups, qua e tagliamo qua così. Oi, 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 dai, qua, flip. Vediamo come va. Beh, dovrebbe essere vittoria. Allora. Gocce. Metto una gocciolina, la piazzo. Allora, la piazzo qua, direi sì. Poi metto un legaccio qua. E poi taglio fuori dai giochi questo e queste due. Così. Dovrebbe essere sufficiente a vincere. Sì, non di tantissimo, ma sì. Ah. Sparta. Allora, posso cancellare due punti e fare un taglio. Allora, io metterò questo qua. Cancello questo e mazzolina. Questo e taglio qua. No! Volevo tagliare lì. Vabbè. Sparta di nuovo. Allora il punto lo mettiamo qua. Anzi, qua. Faccio sparire questi due punti e taglio qua. Qua ho detto, ok. Malissimo, malissimo. Io ho sbagliato questo. Allora il punto lo mettiamo qua. Facciamo sparire questo e questo. E il taglio lo mettiamo di qua. Vediamo come va. Malissimo, non di molto, ma qua sono tutti concentrati, ce la farò bene a tagliarli fuori. Allora proviamo a metterlo qua, poi cancello questo e taglio. Arca vacca, non avevo visto quello lassù. Vabbè, faccio così, taglio qua e dovrei averli bloccati fuori da tutto. Perfetto, e là là. No, per i suggerimenti dovrei attivare la modalità gioca con Twitch, in cui gli spettatori, lo dicevo anche all'inizio del video, possono suggerire tramite un sondaggio la posizione in cui mettere il punto. O comunque, vabbè, insomma, il punto quello che è, dai. Meraviglioso. Come questo gioco. Modalità infinita. Gioca a livello dopo livello finché non perdi. Vabbè. Diciamo che il gioco è tutto qua. Ovviamente è un puzzle game, per cui ci sono tanti livelli. Non so quanti esattamente. Poi ci sono questi livelli oro, argento, bronzo, che non ho ben capito come funzionino sinceramente, perché sfida quotidiana, vinci questo livello 4 volte di fila. Non è che mi interessi, ma zitto. Andiamo qua, no, vabbè. Qui. Qua, vediamo. Non credo che lo vincerò questo livello. Bene.
prova di nuovo domani. Cioè, non posso riprovarla più. Wow. Spietato. Zen, ma spietato. Per questi oro argento vince un libro. Ah. Beh. Non è che sia molto emozionante. Diciamo che questa parte delle medaglie non è granché, perché vincere un livello 3 volte di fila, sinceramente, fatto una volta, non è che mi venga tanta voglia di rigiocare lo stesso identico livello, solo con un'altra disposizione di punti. Però magari qualcuno lo può trovare interessante. C'è l'editor di livelli, qua i risultati, e ripeto, secondo me questo è un water, ma 6% si è raggiunto 25% di progresso, per cui ho fatto 50 livelli, quindi penso ci siano 200 livelli in totale per il momento. Ah, non però, sì, eccoli qua, vinci tutti i 250 livelli. Non serviva neanche che facessi quel complesso calcolo. Vinci 5 sfide quotidiane, conquista un trofeo di bronzo, d'argento, vinci un livello 50 volte di fila, 100 volte di fila. Vabbè, inserisci 250 punti, ok, inserisci 1000 punti, cancella 250 nemici, 1000 nemici, bla bla bla, ok, questi sono proprio, coprono una distanza di 10.000 metri, beh, non siamo lontani, insomma. Poi c'è questo Twitch Play, Twitch Mode, che però dovrei impostarlo, ma non sono tanto esperto da farlo, non che sia difficile per carità, però impostazioni, vediamo se c'è anche una modalità più rapida. Italiano, schermo intero, ok, modalità notte, giorno, anti-aliasing off, 4 off, vabbè, non mi sembrava se ci fosse tanto aliasing, per cui sincronizzazione verticale, vabbè, tutte robe. Adesso vediamo poi i credits, concetto originale, progettazione, programmazione, produttore, grafici, audio, tutta roba che viene dal nord chiaramente, visti i cognomi, riconoscimenti speciali A, creato da, creato con Game Maker Studio, pubblicato da Gamius. Ok. Vediamo un po' com'è la modalità notte, visto che mi viene richiesta a gran voce. Ecco, più rilassante per gli occhi, devo dire, che già infatti mi bruciano. E quindi lascerò così. E niente, quindi direi che siamo a posto. Ho mostrato praticamente tutto il gioco, i primi livelli. Ma è un buon passatempo, costa 5 euro su Steam. Esce l'8 giugno, per questa diretta l'8 giugno è già oggi, però ovviamente chi la guarderà in seguito sa come regolarsi, cioè sarà già su Steam e probabilmente anche scontato. Però dai, è un buon passatempo, non sembra difficilissimo, infatti anche gli autori hanno inserito gli achievement un po' assurdi come quello vinci 50 volte un livello di fila, vabbè. Quindi anche loro non sono proprio convinti della longevità, secondo me. Però, ripeto, è molto probabile che vengano aggiunti livelli sia ufficialmente sia tramite mod, perché c'è l'editor di livello già incluso, quindi può essere che comunque il gioco venga espanso e di molto anche nel prossimo futuro. Bene, quindi la diretta in cui abbiamo giocato male a Lines finisce qui. E ci vediamo la prossima volta sul canale di All Games Italia. Un saluto a tutti e a tutte, ovviamente.